Benvenuti nel salotto di casa mia. Riprendiamo le nostre conversazioni d'arte parlando appunto della Pinacoteca Civica Marco Moretti e degli artisti, degli autori, dei pittori e scultori che abbiamo nel nostro museo. Certo, questi nostri incontri non possono sopperire alla visita del museo, al godimento dell'opera d'arte vista dal vivo, ma insomma cerchiamo di mantenere le relazioni tra il museo e voi. Io spero che presto si potranno riaprire i battenti della Pinacoteca e continuare i nostri incontri di persona. Vi farò vedere appunto delle opere di aereo pittori futuristi che non abbiamo in Pinacoteca per introdurre gli autori aereo pittori futuristi che abbiamo in Pinacoteca in modo da contestualizzare il periodo. Ah, ecco, prima di iniziare voglio dire a chi mi ha chiesto gli appunti, le dispense di queste nostre conversazioni. Io non ho scritto nulla, mi sono solo fatta una scaletta per dire ciò che è necessario senza divagare e senza annoiarvi più di tanto. Ecco, iniziamo allora con questa opera. Iniziamo il nostro discorso sull'aereopittura. Quest'opera è di Fillia, cioè Luigi Colombo, si intitola Mistero Aereo ed è del 1930. Filippo Tommaso Marinetti, il 22 settembre del 1929, sulla Gazzetta del Popolo di Torino pubblica il manifesto programmatico dell'aeropittura, pensato con Gerardo Dottori e firmato da Benedetta Cappa, moglie di Marinetti e allieva di Giacomo Balla. Giacomo Balla, Fillia, cioè Luigi Colombo, Enrico Prampolini, Nino Somenzi, Tato, cioè Guglielmo Sansoni, Fortunato De Pero e appunto Gerardo Dottori. Prampolini, questa è una sua opera che si intitola Materia Cosmica del 1929. I punti salienti dell'aeropittura sono la velocità e il movimento, le mutevoli, nuove, grandiose, rivoluzionarie prospettive visive offerte dal volo che si modificano continuamente, i punti di vista che costringono il pittore a ulteriori sintesi e trasfigurazioni. Questa è un'opera di Fortunato De Pero, Movimento d'uccello del 1916. L'aeropittura è il risultato di una nuova sensibilità visiva, pittorica e culturale, ma non è un'opera, non è arte astratta. La Terra è osservata dinamicamente e mutevolmente dall'alto e viene proposta dal pittore sulla tela aggiungendo il senso cosmico della leggerezza fisica e spirituale. Questa è un'opera di Benedetta Cappa, Sintesi aerea del 1913. Il volo infatti viene assunto quale espediente per varcare le soglie della dimensione terrestre verso una nuova spiritualità extraterrestre. Questo è il manifesto della prima mostra di aeropittura del 1931 organizzata a Roma. E questa è un'immagine, una fotografia di Gerardo Dottori, ormai anziano. Gerardo Dottori, letterato, pittore, novellista, nasce a Perugia nel 1884 e muore a Perugia nel 1977. Si iscrive ai corsi serali dell'Accademia di Belle Arti e dopo il diploma inizia a lavorare tra Milano e l'Umbria. Questo è un suo autoritratto. Tiene la sua prima personale a Roma nel 1920 e la stampa lo segnala come il più significativo futurista della nuova generazione. Questa è una sua opera. Dottori è uno dei rappresentanti di maggiore spicco del secondo futurismo, che prese appunto via dopo la morte di Boccioni nel 1916
e Dottori ne è il principale teorico. Così scrive Dottori: mediante gli stati d'animo delle velocità aeroplaniche ho potuto creare il paesaggio terrestre isolandolo fuori tempo e spazio, nutrendolo di cielo per modo che diventasse paradiso. Un'altra opera di Dottori, vedete, una veduta dall'alto, campagna, una città, l'arcobaleno. L'aeropittura modifica il tempo e lo spazio, elimina le distanze, crea una nuova prospettiva spaziale dinamica. La sua pittura, quella di Dottori, ha caratteri originali nell'attenzione per la natura e il paesaggio, contrapposta alle tematiche urbane e meccaniche del futurismo. Sempre Gerardo Dottori. Da Roma, Dottori torna a Perugia nel 1939, dove prende l'incarico di docente all'Accademia di Belle Arti, che dirige dal 1940 al 1947. Dottori è presente alle maggiori esposizioni nazionali ed estere. L'assunto fondamentale della sua ricognizione pittorica e grafica è la nuova elaborazione della prospettiva aerea cosiddetta a volo d'uccello. Ecco, e in quest'opera la vediamo bene. I principi di simultaneità e di dinamismo sono alla base della sua concezione futurista, espressa nella velocità e nel superare il tradizionale orizzonte limitato da una linea orizzontale. L'orizzonte non c'è più, la prospettiva è dall'alto verso il basso. Ecco un'altra opera, questa è il lago Trasimeno e tutto il bosco, la vegetazione intorno. La produzione dell'artista è sempre ispirata dal paesaggio umbro e spesso rivela una accezione lirica e naturalistica, ne è un esempio il paesaggio visto dall'alto che abbiamo in Pinacoteca. Eccolo, questo è del 1940. Il lago Trasimeno è al centro nell'opera, quasi non si vede il cielo, che esiste soltanto riflesso sulla superficie dell'acqua, la visione è quella a volo d'uccello, il punto di vista è ampliato a 360 gradi. Questo disegno a matite colorate è rappresentativo di quel filone di paesaggismo dall'alto che caratterizzò l'aeropittura e in particolare l'arte dottoriana, che attraverso la distanza e la deformazione prospettica ottiene una visione della realtà trasfigurata, divinizzata e dinamica. La critica definì il paesaggismo di Dottore il nuovo paesaggio moderno. Per chiudere con Dottori, vi voglio far vedere questa opera, è del periodo romano, si intitola Incendio della città, è del 1926, quest'opera si è ignorata l'esistenza, viene scoperta fortunatamente nel 2012. E passiamo all'altro aereo futurista che abbiamo in Pinacoteca, Tullio Crali. Questo è un autoritratto di Tullio Crali, nato a Engalo in Dalmazia nel 1910 e morto a Milano nel 2000. Irriducibile futurista ammirato da Marinetti, che nel 1940 così scrive di lui: Crali si può considerare il più grande pittore del momento. La sua serietà nel lavoro è una virtù rara nei pittori di oggi. Noi aeropoeti futuristi elogiamo la meravigliosa passione per le altezze e le velocità aeree, passione che costituisce la massima garanzia del trionfo di Crali. Questa passione è in realtà l'essenza magica dei maestri del futurismo. Questo scriveva Marinetti di Crali. E questa è
il manifesto e poi anche la copertina della mostra che la Pinacoteca ha organizzato nel 2013 presso l'Auditorium di Sant'Agostino a Civitanova Alta, Tullio Crali, Vertigini e Visioni. I curatori della più grande mostra internazionale sul futurismo organizzata nel 2014 al Museo Guggenheim di New York hanno scelto diverse tele di Crali che erano state esposte a Civitanova proprio nel 2013 e per la copertina del catalogo della mostra di New York hanno scelto un quadro di Crali intitolato Prima che si apra il paracadute, che era appunto esposto anche a Civitanova. È questo. Nel 1928 Crali sale per la prima volta a bordo di un aeroplano, rimanendo talmente affascinato dall'esperienza da farne motivo di tutta la sua produzione artistica. Ecco, questa è un'altra opera di Crali. Sono l'esperienza del volo e la frenetica ricerca di una prospettiva dall'alto che caratterizzano la produzione di Crali. Volo del 1929 è un'opera emblematica di questo spirito. Sullo sfondo azzurro cielo, attraverso le nuvole, si intravede, eccola, sullo sfondo azzurro cielo, attraverso le nuvole, si intravede un piccolo aereo al centro della tela che vola appunto tra le nuvole. Eliche, ali, cielo sono i soggetti dei quadri di Crali. Non sono sempre immediatamente riconoscibili e non sempre svolgono la funzione retorica di omaggiare il progresso tecnologico. Questo per esempio è un aereo, se noi guardiamo bene lo distinguiamo e possiamo notare anche la testa del pilota in carlinga. Nel 1944 Marinetti nomina Crali suo unico erede, missione che Crali prende alla lettera, rimanendo tra gli ultimi baluardi del futurismo fino alla fine del secolo scorso, ma fino al 2000, l'anno della sua morte. Crali è nato per essere un futurista, è un aeropittore che crea quadri dinamici in perfetto equilibrio tra arte figurativa e astratta. Le vedute dalla cabina di aereo, le acrobazie dei velivoli tra le nuvole, i paracadutisti in caduta libera rappresentano i momenti più affascinanti dell'aeropittura di Tullio Crali. Nei suoi quadri l'occhio simultaneamente cattura il paesaggio, i macchinari, il pilota, la velocità. Ecco, questo è un quadro famosissimo, è come se stessimo anche noi all'interno della carlinga dell'aereo, subito dietro al pilota e ci tuffassimo appunto come richiama il titolo di questo quadro sulla città, tra gli edifici, i palazzi della città. Ancora un quadro di Crali e queste sono appunto questo quadro, quest'opera di Crali che si intitola Le forze della curva. È una composizione che coglie l'attimo subito dopo che la macchina veloce ha svoltato, lasciando un turbinio di movimento, colori e forme. Questo dipinto del 1930 è stato scelto per la copertina come immagine e logo della mostra civitanovese Tullio Crali, Vertigini e Visioni del 2013. Pochissime e originalissime sono le sculture di Crali. Le sassintesi sono sculture con rocce e ciotoli assemblati e fissati sulla tela. E questo è il timoniere del 1913, che è una scultura che abbiamo in Pinacoteca, una scultura polimaterica, unica nello stile e nella foggia. È una scultura dinamica, energica, creata con legno,
vetro, metallo e cartone. Ne rappresenta il timoniere che, come il pilota dell'aereo, è simbolo dell'avventura e dell'eterna mobilità. Il pilota è ora l'argonauta che supera i limiti e sfida le onde come l'aviatore sfida i cieli. E con questo chiudo ricordando con questa immagine l'antologica dedicata a Crali, che doveva aprire l'11 aprile di quest'anno a Londra, ma che purtroppo è stata chiusa per il Covid-19, e propongo questa immagine che ci ricorda la mostra Civitanovese del 2013, Tullio Crali, Vertigini e Visioni, curata dalla Pinacoteca, che ha goduto dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, inaugurata con una lezione magistralis di Salvatore Settis. Ecco, questo vedete l'interno dell'auditorium di Sant'Agostino con le opere, ne erano 70 quel tempo, anche due non finiti, appunto perché Crali morì nel 2000 prima di concludere i due dipinti. Bene, è tutto, con questo vi do appuntamento, vi ringrazio, alla prossima volta.